Siamo in diretta, eccoci qua. E, come di consueto, attendiamo i primi istanti che diamo tempo a Facebook di inviare le notifiche. E oggi purtroppo, per una serie di impegni sia lavorativi che politici, non siamo riusciti a dare avviso poi sui social della diretta, ma presumo che i nostri amati telespettatori lo sapessero e quindi saranno collegati. Ecco, attendiamo che arrivino le prime persone in diretta. Eccoci qua, cominciano ad arrivare, quindi direi buon sabato, buonasera, ben ritrovati. Iniziamo con 4 minuti di ritardo, c'è stato un problemino tecnico che non ci ha permesso di iniziare prima, comunque adesso ci siamo. Buon sabato, ciao Lucas, come va? Tutto bene, non ci lamentiamo, anzi, bisogna dire che Sì. nonostante la zona rossa si va Bene, avanti. bene, po bene, positivo. Positiva la notizia, ovviamente, non da un punto di vista epidemico. Come dicevi, siamo in zona rossa, quindi la notizia del giorno, di ieri, è che la zona rossa è stata prorogata con ordinanza del Ministero della Salute fino al 6 di aprile, quindi ci faremo la Pasqua in zona rossa. Dopodiché attenderemo il nuovo decreto, non sappiamo se con DPCM o con decreto legge. In ogni caso sembra che anche per tutto il mese di aprile vi saranno delle restrizioni ulteriori che sembra passino per sostanzialmente un'eliminazione della zona gialla durante il mese di aprile, quindi sostanzialmente la possibilità di essere solo in arancione o in rosso. Ecco, quindi almeno per altre 2 settimane saremo in questa situazione. Salutiamo le prime persone che, come di consueto, hanno capito e sanno come funziona il giochetto, come lo chiamiamo noi, ovvero la possibilità di fare dei commenti sotto al video in diretta su Facebook per salutarci come si sta facendo adesso, ed è sempre gradito, ma anche ovviamente per porci delle questioni o intervenire sugli argomenti che abbiamo all'ordine del giorno. Quindi salutiamo Marino Pistolato, Alessandro Quadranti, Mauro Borin, Rino Punzoni, Sonia Rigon e Sonia Sala. Buonasera a tutti voi. Lucas, come andiamo? Cosa possiamo dire rispetto alle ultime decisioni del governo? E anche poi andiamo direttamente sulla parte politica, sul fatto che ieri, sostanzialmente, con la conferenza stampa del Premier Mario Draghi, è emerso che i due partiti di centrodestra, Forza Italia e Lega, che partecipano alla maggioranza del governo, sostanzialmente non hanno molta voce in capitolo, perché le richieste di questi due partiti sono state prontamente messe in un angolo da parte del Premier, e sembra sempre più che a farla da padroni in questa maggioranza siano i partiti di sinistra, quindi il PD e il 5 Stelle. Lucas? Ma Christopher, riprendo la battuta di un caro amico campano che anche tu hai conosciuto ed è Alessandro Sansoni, giornalista che vedete spesso in televisione come opinionista, ma direttore della Voce del Patriota, e che qualche giorno fa ha scritto per avere questi DPCM bastava un Conte qualunque, quindi non scomodare certamente Draghi, vero? Verissimo, visto che il governo, anche nell'ultimo, nonostante i tanti proclami di tutti i partiti da centrodestra che lo compongono, quindi da Forza Italia e Lega, ricordatevelo poi, ai partiti di sinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, hanno fatto un decreto che dà sostanzialmente l'elemosina a chi oggi è chiuso. Ecco. Poi, venendo a noi, e naturalmente questione proprio di questi giorni, e che le stiamo vedendo e vivendo, soprattutto è il caos sui vaccini. Basti vedere tutte le foto che ci sono in queste ore, delle lunghe code, delle persone ammassate, soprattutto anziani ammassati, senza una guida, che dica loro come disporsi, piuttosto che una sedia per farli sedere e così via. So che ieri al Palaturismo è intervenuta la polizia locale perché non c'era questo tipo di gestione. Anche qui lascia molto naturalmente a desiderare, ma la cosa più scandalosa è che abbiamo persone che al di sopra degli 80 anni non sono state ancora vaccinate, persone che lavorano nei supermercati, che sono in prima linea, dopo naturalmente gli infermieri, tutto il personale sanitario, ma persone che sono
quotidianamente anche nel lockdown più grande sono, rimangono aperte, rimangono al lavoro, che non vengono vaccinate. Poi abbiamo sindaci e assessori che, nonostante anche l'ANCI a livello nazionale abbia detto in più occasioni che per dare il buon esempio devono essere gli ultimi, Giorgia Meloni qualche giorno fa ha detto prima i fragili, prima le persone fragili e poi naturalmente tutti gli altri, invece abbiamo questa situazione proprio nelle nostre terre, proprio nelle nostre terre, di amministratori che si sono vaccinati in barba naturalmente a coloro che invece magari ne hanno più bisogno e più necessità. Ecco, naturalmente qua non è una colpa a chi lo ha fatto, anche se magari avrebbe dovuto fare un passo indietro, ma semplicemente a chi invece sta gestendo questa cosa nell'andare incontro a chi effettivamente ne ha più bisogno. Esatto, esatto Lucas. Allora, permettimi intanto, siccome tu hai toccato il tema di, diciamo, di alcune incongruenze, ok, di alcune tipologie di lavoratori che dovrebbero essere vaccinate ma non lo sono ancora. E penso ad esempio, oggi mi è stato segnalato questo caso, di gli operatori delle mense che operano anche nella nostra città, nelle mense scolastiche o comunque la mensa che viene sostenuta dal comune di Jesolo. I dipendenti, siccome sono dipendenti di una società esterna, non rientrano nelle categorie che hanno il privilegio o comunque il diritto di essere vaccinate. Banalmente, e questo è l'esempio pratico, l'insegnante che lavora a scuola giustamente viene vaccinato, l'operatore della mensa, che poi magari in mensa, quando si ritornerà ovviamente, è a contatto con lo studente, quello non è vaccinato. Ecco, quindi questo è un caso che ci è stato segnalato proprio oggi, Lucas, te lo dico anche in anteprima perché non abbiamo fatto in tempo a parlare nemmeno io e te di questa cosa. Lunedì noi ci attiveremo con l'amministrazione comunale per segnalare questa cosa, perché evidentemente è uno di quei casi in cui non c'è una congruenza. Però, e ritorno su quello che dicevi, c'è il tema di chi non rientra nelle categorie che l'ASL, diciamo così, inserisce fra i vaccinati, o comunque quelli che hanno detto di essere vaccinati, ma che l'hanno fatto lo stesso. Ora, è emerso nei giorni scorsi sui giornali locali, quindi non è un'invenzione nostra e non è una polemica che inventiamo noi, ma è emerso appunto sui giornali che alcuni amministratori locali, anche di Jesolo, ad oggi non ci sono i nomi, ma a noi non interessano i nomi, non interessa puntare il dito verso qualcuno o fare la morale o dire che c'è qualcuno di cattivo, questo non ci interessa. Ci interessa però chiarire dei principi. Siccome in un paese civile e democratico a farla da padrona giustamente sono le regole, ok, le regole permettono, soprattutto in una situazione particolare di emergenza come questa, di portare avanti una società civile, ci sono delle regole che parlano chiaro. Le regole sono state sancite e sono state anche dette in maniera molto chiara, puntuale e precisa dalla stessa ASL nei giorni scorsi. L'ASL ha diramato un comunicato stampa in cui ha detto che gli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali, in quanto amministratori locali, non hanno diritto ad essere vaccinati. Giusto o sbagliato che sia questo, è una regola e quindi come tale va rispettata. In più aggiungiamo anche che abbiamo il governatore Zaia, che lo ha detto in maniera chiara e precisa già da tempo, che lui, la sua giunta e è l'invito che fa a tutti gli amministratori pubblici, tranne chi ovviamente è in situazioni particolari, di aspettare il proprio turno. Tu hai anche fatto un passaggio sull'ANCI, l'ANCI è l'associazione dei comuni italiani, che è presieduta da Antonio De Caro, che è il sindaco di Bari. Ancora un mese fa, quando c'erano alcuni parlamentari, esatto, che è di centrosinistra, giustamente lo sottolinei perché vale doppio questa cosa, un mesetto fa c'erano alcuni parlamentari che avevano proposto di inserire i sindaci, i primi cittadini, come categoria prioritaria per essere vaccinati. Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, lo ha detto chiaramente, ha detto: non vogliamo privilegi, i sindaci si vaccineranno quando è il loro momento. Quindi, a fronte di tutto questo, è emersa la notizia che alcuni amministratori, anche a Jesolo, non solo a Jesolo, anche in altri comuni, si sono vaccinati. Ora, in maniera molto chiara, trasparente, ma senza tanta polemica, noi non stiamo facendo
una polemica pretestuosa, ma giustamente troviamo i cittadini che ci chiedono conto di questa cosa. Noi abbiamo chiesto e chiederemo anche con un'interrogazione, in maniera che ci siano delle risposte formali, chiediamo intanto se sia vera questa cosa, perché ad oggi non abbiamo se non delle dichiarazioni del sindaco, ma non sappiamo effettivamente se e quanti assessori si sono vaccinati a Jesolo. Chiediamo di sapere in maniera trasparente a che titolo si sono vaccinati, perché se si sono vaccinati perché appartengono a una categoria che per età, per lavoro, per particolari condizioni di salute avevano diritto al vaccino, non c'è nessun problema e siamo noi prima di essere contenti che la situazione, la questione sia spiegata e risolta. Ma se questi amministratori non sono stati vaccinati perché rientrano in una di queste categorie, ma si sono vaccinati senza un motivo, ok? Questa questione va chiarita. E di solito in politica, siccome c'è anche chi si è dimesso per molto, molto meno, pensiamo addirittura ad un vice governatore della Regione Veneto che si è dimesso per una questione anche minore, crediamo che di solito in politica, quando ci sono delle cose che non si possono spiegare come in questa maniera, la soluzione è solo una, le dimissioni. Quindi noi l'abbiamo detto sui giornali, lo diremo in consiglio comunale con l'interrogazione, vogliamo proprio a tutela anche degli amministratori che sono vaccinati, perché se hanno una buona ragione e un motivo e un titolo, non c'è nessuno scandalo e la questione si risolve qui. Ma proprio perché in una situazione come questa la chiarezza deve essere necessaria, perché come dicevi tu ci sono delle categorie particolari, delle persone fragili che non si sono ancora vaccinate, ci sono degli anziani, i grandi anziani si vaccineranno domani, ok? E c'è chi magari è più giovane e in salute si è vaccinato prima. Questa cosa va spiegata, ecco. E vabbè, mi fermo qua perché sennò vado troppo oltre, Lucas. C'è qualcosa da aggiungere su questa questione? Vediamo magari peschiamo dai commenti se c'è qualcosa da aggiungere, oppure passiamo, splittiamo un attimo argomento. Quindi Vincenzo Sansalone ci scrive: francamente dei ristori me ne frego, io voglio lavorare e vorrei avere in futuro delle agevolazioni fiscali. Giustissimo, condivido. Lucas, cosa diciamo a Vincenzo? No, è quello che abbiamo ribadito fin dalla prima diretta, ovvero noi siamo per il rispetto delle regole e naturalmente sia io che te non siamo né medici né virologi e quindi non possiamo, diciamo, entrare nel merito di quelle che poi sono le scelte di sicurezza sanitaria, diciamola così. Però abbiamo detto, se il CTS dice che, il Comitato Tecnico Scientifico, dice che io posso aprire un ristorante a mezzogiorno per fare un servizio mensa, rispettando naturalmente determinate norme, e mi trovo con un ristorante strapieno di gente, naturalmente con quelle che sono le distanze e così via, non ho capito perché non posso farlo anche magari alla sera, anche con metà dei posti eventuali. Perché io non posso fare lavorare queste persone? Perché parliamoci chiaro, il servizio mensa non fa vivere un ristorante, anzi di solito quella è una semplice goccia per tenere un po' il giro, tenere un po' una continuità anche per dare lavoro al personale stesso. Però di fronte a un ristoratore chiuso, di fronte ad una attività che rimane chiusa oggi, come altri negozi e così via, abbiamo non solo lo stesso imprenditore che ci rimette e naturalmente poi non viene rimborsato nemmeno del minimo di quello che perde, ma abbiamo una serie di persone che di conseguenza poi rimangono a casa. Pensiamo solamente ai lavoratori stagionali, che non hanno potuto nemmeno iniziare la stagione e quindi oggi non hanno un diritto, come abbiamo detto, e lo ribadiamo ancora un'altra volta, il personale che diventa fantasma, i lavoratori stagionali che oggi non hanno un reddito, che stanno aspettando magari quel minimo di rimborsi che dovevano essergli dati ancora mesi fa e che non hanno ricevuto. Queste sono persone che sono alla fame oggi, sono alla fame. Allora lo Stato non può riprendere quello che è stato fatto l'altra volta. E poi ci troviamo di fronte a un paradosso, perché il paradosso, siamo in zona rossa, però io sfido chiunque di voi a dirmi che quando si muove da casa non ha la percezione di essere in zona rossa, non ha la percezione di essere come nel primo lockdown, dove effettivamente c'era la zona rossa. Ma quando ci muoviamo, se non fosse per il traffico scolastico, il resto è normalissimo. Il resto è normalissimo. Allora, perché lo Stato evita i controlli? Allora, lo Stato, noi chiediamo che faccia i controlli, ma che li moltiplichi i controlli affinché tutti possano riaprire e gestire le proprie attività nelle più restrittive norme, ma che tutti possano lavorare. Perché altrimenti qui il problema non è di questi mesi, ma sarà nei prossimi. Perché la gente che oggi non lavora, domani non potrà spendere.
al di là che oggi non arriva nemmeno a fine giornata. Non potrà spendere comunque la persona che magari deve venire in vacanza, che vorrà muoversi. Questo è il problema. E poi un'altra cosa. Noi al 1° di aprile avremo alberghi mari che apriranno, io ho sentito di alcune strutture che aprono e così via. Ma ne abbiamo alcuni che non sanno nemmeno dove girarsi. Non sappiamo se l'austriaco può venire in vacanza in Italia, se può venire in Veneto piuttosto che in Friuli, piuttosto che in Trentino Alto Adige. Non sappiamo se il tedesco può muoversi. Non sa, cioè, una città, una realtà come la nostra, parlo dell'Italia in generale, in particolare del Veneto, e in particolar modo ancora della nostra città, della nostra costa in particolar modo, che non ha queste certezze, come può programmare da adesso in poi la propria attività? Perché qui non stiamo parlando di chiedere con la sfera di cristallo cosa succederà nei prossimi mesi, ma almeno di avere quelle piccole certezze per dare un futuro alle persone che vivono questa realtà o che su questa realtà vivono. Questo noi chiediamo. Esatto, Lucas. Permettimi di tornare un secondo indietro, al di là che condivido ogni singola parola che hai detto, e paradossalmente se l'altro anno, in questo periodo, eravamo alle prese con la massima incertezza e chiedevamo una certezza sulle aperture, quest'anno, un anno dopo, ci troviamo in un'incertezza ancora più totale. E quindi credo che su questo stenderai un velo pietoso. Allora, giusto per tornare sulla questione dei vaccini, in modo da non lasciare delle questioni non dette e non creare anche dei fraintendimenti, Marino Pistolato correttamente scrive a Jesolo: ci sono anche dipendenti comunali che sono già stati vaccinati. Vero, verissimo, tutti i dipendenti comunali e quelli che partecipate sono stati vaccinati, ma giusto o sbagliato che sia, non spetta a noi, perché comunque noi non siamo, come diceva Lucas, né medici né virologi, non abbiamo le competenze per giudicare se siano loro o meno le categorie che hanno la priorità. Comunque l'hanno fatto in base a dei protocolli dell'ASL. L'ASL, che è l'autorità sanitaria, ha detto i dipendenti comunali sono convocati per essere vaccinati, ed è giusto, che sia giusto o no, questa è la regola e questa va rispettata. La stessa ASL, e qui sta la polemica non sta da parte nostra nei confronti dei dipendenti comunali, ma nei confronti di chi correttamente come si diceva, non è stato convocato, perché l'ASL l'ha detto: noi non abbiamo convocato sindaci o amministratori per il vaccino, come mai si sono vaccinati questi? Ecco, questa è la questione, e prima la chiariamo e prima mettiamo chiarezza su un tema come questo di vaccini, perché se non bastasse la questione AstraZeneca, che ha creato tanto malessere e tanta anche apprensione nei confronti della questione vaccinale fra la gente, se noi facciamo passare dei messaggi che nonostante i protocolli e le regole c'è qualcuno che in ogni caso riesce a vaccinarsi, creiamo ancora più ansietà e ancora più diffidenza nei confronti della campagna vaccinale. Quindi prima facciamo chiarezza, e la devono fare gli amministratori pubblici, perché gli amministratori pubblici hanno il doppio dell'obbligo di rispettare le regole. Quelle regole banali che ci insegnavano da piccoli, per cui se sei in coda aspetti il tuo turno, oppure se sei sopra un autobus e sei seduto ed entra un anziano o una persona in gravidanza, una donna in gravidanza, cedi il posto. Queste sono le regole civili e non servirebbe neanche una norma per spiegarlo. Ecco, quindi giusto per non fraintendere che noi non ce l'abbiamo con i dipendenti comunali, questo sia chiaro. Siccome si sta alimentando un bel dibattito, ci fa piacere perché alla fine siamo qua per interloquire, Sauro, che è un grande professionista della nostra città, ci dice giustamente chiudi parrucchiere estetiste se scatena il lavoro abusivo. È un tema su cui anche Lucas, Fratelli d'Italia, aveva detto qualcosina, perché giustamente c'è questa questione per cui chiudi chi lavora regolarmente, e posso dire che estetiste e parrucchieri, anche in virtù di protocolli, hanno lavorato in maniera molto corretta e non mi pare che si siano scatenati dei focolai all'interno di queste strutture. Ecco, loro chiudono e poi sappiamo che i furbetti continuano a lavorare. Ecco. Sì, questo succede perché c'è una mancanza di controlli. Ora, naturalmente questa non è una colpa alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine fanno quello che gli viene, diciamo, dato come mandato, e quindi la polizia locale cerca di fare quello che può, perché è gestita dalle amministrazioni locali e ha naturalmente riesce a fare i turni che riesce a fare. Abbiamo la polizia di Stato, i carabinieri,
e la Guardia di Finanza, che invece dipendono dal Ministero dell'Interno e quindi dal governo che dà delle direttive. Io questa mattina, per altri motivi, mi sono mosso e sono andato per lavoro in quel di Marcon e facendo la strada ho trovato una pattuglia dei carabinieri, distante naturalmente da Jesolo, non all'interno di Jesolo, che fermava le auto che stavano, diciamo, arrivando da Meulo, giusto per dire come orientamento. Ma ho trovato solo una pattuglia. Ora, il problema qual è? Io non sto chiedendo solo più controlli, io sto chiedendo più controlli per poter far riaprire chi lavora in regola. Perché il problema è che qui sono state impartite centinaia di regole per non prendere il Covid e per poter lavorare in sicurezza. E chi si è adattato a queste regole? Chi ha, diciamo, messo in regola la propria attività sulla base di queste normative igienico-sanitarie? Oggi gli viene detto che non può aprire comunque. Allora, dove sta l'onestà da parte dello Stato nei confronti di chi crea reddito e dà la possibilità poi con le tasse di mantenere in piedi la stessa struttura? Perché qui ci sono dei lavori che non possono essere fatti smart working e c'è gente che deve per forza vivere e non può aspettare quelle miserie che poi vengono definite i ristori. Ecco, questo è che noi chiediamo. Esatto, Michele Bison ci dice: se ci sarà una stagione estiva dovrà essere senza colori, si può aprire la spiaggia con l'incertezza dei cambi di colori in piena estate. Io sono sicuro di no. Beh, è evidente, è di una banalità assurda per noi, diciamo per la gente normale. Purtroppo non sembra, diciamo così, essere una banalità per chi ci governa oppure per alcuni virologi, magari quelli che sono tanto presenti in TV, perché è evidente che non si può pensare di affrontare un'estate, un movimento turistico con una settimana in giallo, dopodiché arriva il venerdì, arriva la notizia che dal lunedì magari si va in arancione, chiudono i locali, chiudono i ristoranti, chiudono i bar e la gente che è in vacanza cosa fa? Quindi è evidente che bisogna lavorare perché non solo l'estate, ma già in primavera si possa arrivare ad una quasi normalità e purtroppo sembra che non sia questo l'intendimento del governo, perché Salvini l'ha detto in maniera chiara, okay, ha detto pensiamo anche alle riaperture. Draghi lo ha stroncato, gli ha detto per pensare alle riaperture contano i numeri e basta, cioè non è neanche stato posto il problema mettiamoci al lavoro, okay? No, quindi purtroppo non sembra che questo sia l'intendimento del governo. Ecco, Lucas, vorrei da te, torniamo un po' sulla politica locale, che spiegassi un po' un argomento un po' particolare, un po' controverso, su cui noi abbiamo votato contro, che è andato in Consiglio Comunale giovedì, un paio di giorni fa, che riguarda la vendita di un pezzettino piccolo di terreno, si parla di 20 metri quadri, del comune a dei privati, ma che ha destato parecchio, parecchio discussione in Consiglio Comunale. Ecco, Lucas, passo a te, che poi sei anche più esperto di me in materia. Sì, allora, prima di, così chiudiamo, diciamo, l'argomento precedente, prima di iniziare questo argomento nuovo che riguarda, diciamo, l'urbanistica della nostra città, volevo dire che a Marghera, quindi a Mestre, diciamo, nella nostra Venezia, giovedì 1 aprile alle ore 11 c'è una manifestazione del GOIA, che è un gruppo organizzato imprese autonomie, diciamo gli ambulanti, ecco, che raggruppa migliaia di ambulanti e manifesta davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto, dove naturalmente viene fatta la consueta conferenza stampa, per chiedere di riaprire le nostre attività in sicurezza. Ecco, questi sono i venditori ambulanti. Ci tenevo a dirlo, mi è stato girato questo invito e quindi lo giro a voi naturalmente. Ecco, quindi giovedì 1 aprile, ore 11 a Marghera. Detto questo, allora, sull'argomento che hai citato poc'anzi, noi abbiamo votato contro perché, diciamo, fondamentalmente riteniamo che la nostra, piccoli o grandi pezzi della nostra città non possono essere, diciamo, venduti, non perché siano fondamentali, perché di questi due tratti che adesso spiegherò sono dei tratti che magari non hanno un grandissimo valore, anzi. Ma è il principio, diciamo, che è quello che ti fa un po' arrabbiare, innervosire, perché si vendono dei piccoli appezzamenti o delle piccole aree comunali, anche se non strategiche, anche a prezzi magari superiori rispetto al loro valore di mercato attuale,
per sanare quelle che sono state le mancanze di chi è venuto a Jesolo per costruire magari un palazzo, vendere e quindi speculare, diciamo, senza portare nulla di più di quello che è naturalmente la nuova struttura. In particolar modo, come dicevo poco fa, Christopher, stiamo parlando di due piccole realtà, una di 20 metri quadri, mi pare, che è quella in Via Belluno. Quindi Via Belluno è, diciamo, tutto il nuovo comparto che è stato fatto dalla chiesa di Piazza Nember fino al porto turistico, giusto per farvi capire. Quindi tutta quell'area lì che è nuova, perché l'avete vista, quindi è stata fatta, diciamo, dai privati tutta l'urbanizzazione, quindi i marciapiedi, la pista ciclabile, il parco, il parcheggio. E tutti, insomma, tutte le rotondine interne, tutte quelle cose belle che voi vedete, sono state fatte dal comparto perché poi all'interno di questi lotti vengono edificati, vengono costruiti i residence, i condomini e quant'altro, naturalmente tutto nella completa normalità. Qual è il problema? Che poi alla fine ogni singola costruzione, quindi il residence piuttosto che il condominio, deve chiedere alla fine un'agibilità. Per chiedere questa agibilità deve avere dei requisiti minimi, quei requisiti che in teoria sono all'interno anche della richiesta di permesso a costruire. Quindi quando viene rilasciato il permesso a costruire, in teoria dovrebbero esserci. Non capiamo come mai alla richiesta di agibilità di uno di questi, anzi il privato si accorge che non c'è l'area ecologica, ovvero quella piccola area che deve essere presa all'interno della proprietà, quindi non dalla parte del pubblico, e dove devono essere installati i famosi cassonetti delle immondizie, giusto per farvi capire. Si sono accorti che non c'è. Ora, noi praticamente andiamo a vendere un pezzo invece di area pubblica perché questi possano appunto ritirare l'agibilità. Allora, non è un problema, qui il problema è molto semplice. Come è stata fatta? Come è stato possibile che sia stato rilasciato il permesso a costruire a questa ditta, se il permesso a costruire tra le varie dichiarazioni dovrebbe avere anche diciamo, il permesso, il parere di Veritas, che è la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, e quindi all'interno doveva essere inserito anche questo documento. Quindi quella piccola area lì che adesso il comune va a svendere doveva essere presente all'interno del lotto stesso del privato, primo. E secondo, non capiamo perché questa cosa debba essere sanata così. Quindi, se non c'erano altri modi, naturalmente a questo non c'è stata data risposta. C'è stata data però da parte del comandante Claudio Vanin, che è anche dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata, è stata data la risposta al quesito mio e del consigliere De Zoppi. Che sarebbe comunque stato verificato anche da dove parte il problema che si è poi causato. E quindi adesso aspetteremo, magari non nel prossimo consiglio, ma aspetteremo in maniera, diciamo, diretta, che il comandante ci spieghi dove c'è stato l'inghippo, per il quale oggi il comune deve vendere una piccola area, per quanto utile o non utile possa essere, ad un privato perché questo possa sistemare la propria realtà. Stessa analoga situazione, però, l'abbiamo con, diciamo, un'altra costruzione e con però l'Enel in particolar modo, quindi con il Servizio Elettrico Nazionale, credo sia in questo caso, ovvero è stato costruito sempre nella zona, quella diciamo vicino, via Cavalieri Vittorio Vendo, via Vanvitelli, un fabbricato che ha necessità di contatori per i quali le cabine attuali non riescono a fornire la giusta potenza. E di conseguenza l'Enel chiede la possibilità di installare una nuova cabina. Ora, naturalmente, la nuova cabina è una cabina di 40 metri quadri, più o meno, quindi non stiamo parlando proprio di uno spazietto, di una colonnina, di una conchiglia, di quelle che vedete ai bordi delle strade, ma quelli piccoli casotti di cemento prefabbricato che vedete che servono appunto per servire a tutte quelle strutture nuove che fino a ieri non c'erano. Sono utili non solo alla struttura, sia chiaro, sono utili anche ad altre strutture successivamente. Il problema anche qui è come mai non ci si è accorti di che con tutto questo costruire in determinate aree dove prima c'era una casetta, condomini magari con 10-15 appartamenti, penso che fosse normale che sia le fognature quanto la rete elettrica magari non potessero portare poi tutto questo peso, diciamo,
in un sol colpo. Ecco, per questo noi andiamo a dare un ulteriore spazio, a vendere al privato che pagherà, naturalmente uno spazio all'interno del parcheggio Gorizia. Voi quando entrate al parcheggio Gorizia c'è una parte, diciamo, destinata alla biglietteria, che però è sempre chiusa perché il parcheggio è automatizzato, e poi c'è una parte dedicata alla struttura dell'Enel, che è stata fatta ai tempi della prima lottizzazione, e quindi in maniera corretta. Ecco, questa viene aggiunta e quindi vengono portati via alcuni parcheggi. Adesso ci hanno detto uno, ma dai conti non mi parrebbe così, noi restiamo in fede di quello che ci dicono, quindi un parcheggio appunto per far spazio a questo. Allora, diciamo che il principio è intanto capire dove sono stati fatti gli errori, perché questa è la prima cosa da capire. E la seconda è che tutto questo costruire va anche naturalmente inserito in un contesto di controllo, quindi anche cercare di capire di non trovarsi dopo con fognature che magari sono sottodimensionate, piuttosto che con la corrente elettrica che non arriva, perché magari non c'è potenza sufficiente, e quindi poi a danno di chi già vive questi territori, o addirittura a danno di quelle strutture ricettive che invece creano lavoro e creano invece quello che è il vero significato turistico di Jesolo, ovvero gli alberghi, i ristoranti, i bar, i negozi e così via. Ecco, questo è l'indotto turistico vero e proprio. Noi questo non possiamo accettarlo, e quindi per questo motivo su quella delibera abbiamo votato contro, anche perché da parte dell'amministrazione c'è sempre la superficialità che, tanto siccome sono piccole aree, possiamo vendere, anzi ce le pagano molto di più di quello che valgono. Ecco, quindi per questo motivo abbiamo votato contro. Ecco, esatto. Lucas, vedo che si è collegato l'ospite di questa sera, adesso 30 secondi e poi lo mettiamo nella diretta, sicuramente molto conosciuto da tutti. Ecco, giusto per aggiungere che la nostra preoccupazione sta anche nel fatto che tutte queste decisioni, questa si somma anche alla decisione dello scorso Consiglio Comunale su Piazza Trento, in cui sono stati dati in concessione a un condominio che non aveva i parcheggi all'interno 10 posti auto sulla piazza in convenzione per 50 anni, questi sono dei precedenti che sono, diciamo, abbastanza particolari, e ci chiediamo d'ora in poi altri soggetti avranno diritto, giustamente e legittimamente, di richiedere lo stesso trattamento. Sarà in grado il comune di garantire lo stesso trattamento per tutti? Esso non lo farà. Sarà sostanzialmente due pesi e due misure. Quindi, di fronte a questo, sono delle questioni che secondo me non sono state pesate dall'amministrazione e rischiano di creare veramente dei grossi problemi di qui in avanti per il comune di Jesolo. Ecco, detto questo inciso, io aggiungo alla nostra diretta Roberto Bellingardo. Ci senti, Roby? Ciao, ciao, sì, ti sento. Roberto. Ciao ragazzi, ciao. Buonasera. Allora, Roby, non credo ci siano bisogno di presentazioni, però è un professionista della nostra città, gestisce da moltissimi anni una palestra a Jesolo, è conosciutissimo. L'abbiamo invitato perché stiamo cercando in queste nostre dirette, man mano, di dare voce e parola anche a quei settori che sono colpiti in maniera più importante da questa crisi, che è economica in primis, perché oltre alla questione sanitaria c'è anche la questione di quelle attività che stanno tenendo duro, ma non si sa per quanto ce la faranno. Ecco, quindi prima, quando non è ancora in diretta, abbiamo parlato di parrucchieri, estetisti, abbiamo parlato di ristoranti, di varie attività. Il mondo delle palestre insieme al mondo del divertimento fa parte di quei due settori che sono stati in maniera più forte colpiti dalle decisioni e dai vari lockdown, dalle varie zone rosse, eccetera, eccetera. Ecco, quindi la prima domanda che vorrei fare a Roberto, due domande. Uno, quanti giorni, quante settimane sei riuscito a lavorare da marzo 2020? E seconda domanda, i ristori, questi sostegni che sono arrivati, se interesseranno anche la tua attività e se saranno sufficienti per coprire le perdite? Guarda, io sono chiuso ormai da ottobre, per dirti, ho fatto i 4 mesi da maggio l'anno scorso, poi a fine ottobre ci hanno chiuso tutto, e quindi ho preso i ristori, ho preso 3.000 euro in 9 mesi che siamo chiusi, e questi sono i soldi che ho ricevuto. Ieri ho parlato anche con il commercialista, ha detto che noi non rientriamo, la mia società, perché non rientra dentro ai parametri che ha fatto ultimamente lo Stato. Poi io, se mi conoscete, sapete che ho un mio problema prendo 300 euro di pensione per motivi non certo regalati, perché
quella volta che ha fatto l'incidente, ci sono preso 150.000 euro per darmi la pensione a me in 20 anni, e quindi mi danno forse quello che mi merito, 300 euro. Non prendo né i 600 euro che hanno dato a tutti, perché io ho già la mia pensione, non ho nessun diritto. Mi hanno detto che poi, avendo guadagnato più di 30.000 euro, non entro sul discorso di 30.000 euro, quindi non mi aspetta niente. Sono 9 mesi che sono chiuso, per dirti, e non ho ricevuto 3.000 euro in 9 mesi. Questo è il mio compenso, non è che se andate al commercialista mio è così, non è che racconto balle. E quindi casa, il figlio a studiare all'università, mia moglie ha fatto 3 mesi su un albergo. Io sono chiuso da 9 mesi, ho 200.000 euro spesi di Technogym, perché voi sapete che avete alberghi, roba così, cosa possono costare? Technogym non ferma, lui continua a chiedermi i soldini ogni mese, per dirti, è chiuso qui dentro e guai anche uscire, perché ho anche paura che qualcuno, siccome dicono, ma lì c'è qualcuno, sì, ci sono io, ci sono mio figlio, faccio qualche lavoro, ogni tanto mi alleno, perché ho bisogno di allenare il mio discorso di protesi. E così stiamo aspettando. Ieri ho sentito proprio, ieri penso che sia stato il colpo del KO, quando ho sentito dire che fino a fine di aprile nessuno va in giallo, già che noi in giallo non esistiamo neanche lo stesso. Però già sapere che fino a aprile noi neanche ci prendono in considerazione. L'anno scorso siamo stati gli ultimi a chiudere e i primi a aprire. Quest'anno si sono fatti non so che cosa. Hanno detto che noi le palestre siamo il problema del virus. Io capisco tutto, perché io ho avuto mio padre che è stato in ospedale per il Covid, ha fatto una settimana, è venuto a casa. Mia madre lo ha preso, è stata a casa e è guarita a casa. Capisco che c'è, perché non è che non l'abbia vissuta, però ragazzi, non si può restare senza soldi così e poi interessarti zero. Non so, perché se poi parliamo come palestra non vale neanche la pena di parlare, perché entra per una orecchia e va fuori per un'altra, perché ormai siamo arrivati al punto di dire le cose. Mi fa piacere di essere qui con voi, perché vedo che vi date da fare, però so anche che è inutile parlarne, perché passiamo proprio ma cosa vogliono quelli, bim bum, è che veramente siamo, forse, non so, qualcuno aveva un po' di nero, un po' di soldi, adesso finiamo anche qui, lo so, non so neanche cosa dire, sinceramente, perché è una situazione che non saprei neanche cosa dire, perché tutti lavorano, noi 10 persone dentro, abbiamo 300 metri quadri, 10 persone possiamo lavorare all'ora anche noi. Tu vai su qualsiasi cantiere, ci sono 40 persone che lavorano senza mascherine, senza niente, qua va avanti tutti all'infuori di noi. Quando che noi ci hanno fatto fare delle regole, speso soldi, per dire, e ci hanno chiuso. E non riesco a capire, sì, non vale neanche pena di parlare, perché No, posso farti un'altra domanda, Roby? dimmi. Immagino che anche voi pagate la TARI, la tassa dei rifiuti. Certo. Sì, mia madre l'abbiamo pagata. Avete avuto uno sconto come Non abbiamo attività? nessuno Come... sconto, no, nessun Ok, sconto. Noi come attività, e ok, addirittura io ok. sai benissimo che come palestra potrei avere, non so, una bottiglia d'acqua e sono chiuso. Però non mi puoi far pagare le immondizie in questa maniera qua, senza essere nemmeno aperto. E mi arriva per la televisione, ragazzi, sono chiuso. E no, non capisco, però Certo. parli a vuoto e basta. Non c'è nessuno che ci aiuta, però neanche chiedere aiuto, perché io non sono qua per chiedere aiuto, perché ho sempre fatto da solo. Voglia Non è solo che di sia così. lavorare. Voglio C'è voglia di lavorare, dammi lavorare. 5 persone all'ora, dammene 3, però fammi prendere la giornata anch'io, perché fin fine tanti dicono: ma lei è tuo, sì, è mio. Ma io l'ho presa i muri, sto pagando, dopo 35 anni faccio 12 ore dentro qua per pagarmi questi 4 muri. Non è che è mio, però devo anche mangiare. Al boccia, lei ha la seconda laurea, uno dice sì, ma devo lavorare, non ho capito dove mando, le dico finito di studiare, lascia che studi, ma almeno uno intelligente di Belingardo, almeno uno, non so. Ma va là, va là, va là. Lucas, Sì. vuoi dire o chiedere qualcosa a Roby? No, io voglio aggiungere una cosa che naturalmente ringrazio Belingardo perché porta una testimonianza diretta. Io aggiungo qualcosa in più per chi magari o ha lo stipendio garantito o non vive magari questa situazione nostra. Affitto, bollette dell'Enel,
bollette del gas, perché poi le strutture non è che quando si fermano nella loro totalità, ci sono i costi fissi, c'è il mantenimento, tu poi hai delle apparecchiature particolari e quindi naturalmente non è che puoi lasciarle fuori alla pioggia o con temperature che vanno al di sotto dello zero e così via, dipendenti che magari erano assunti, quindi una serie di costi che i 3.000 euro non compensano minimamente, anzi sono quasi un'offesa, perché a quel punto lì non servono nemmeno quelli, perché non ci si fa niente. Allora, quello che dicevo prima, qua non stiamo parlando di ristori, qua stiamo parlando di elemosina. Quello che tutti chiedono, e l'abbiamo ribadito prima, è quello di poter lavorare anche con restrizioni maggiori, e naturalmente restrizioni maggiori con controlli maggiori, perché è giusto che ci siano i controlli, perché il problema poi è che tu ti comporti bene, ma poi c'è la palestra che invece se ne fotte perché tanto sa che i controlli non ci sono. Eh no, i controlli ci devono essere per garanzia di tutti, ma soprattutto non tanto per la sanità pubblica, ma proprio io direi che siamo arrivati in un momento storico dove i controlli servono per garantire gli onesti, perché ce ne sono pochi, ma quei pochi devono e devono per forza lavorare. Questo noi chiediamo, che è di una semplicità assoluta. E quello che dicevo prima, Roberto, in base anche a quelle che sono le esperienze. Abbiamo i calciatori che possono fare le partite con gli stadi vuoti, ma possono fare le partite, possono allenarsi, ma abbiamo migliaia di bambini che a parità di condizioni non possono nemmeno allenarsi. Abbiamo un'attività fisica in generale che è ferma, questo si ripercuote anche sulla salute, soprattutto dove siamo in un momento dove il cervello, la depressione la fa da padrona per la maggior parte. Io parlavo l'altro giorno con una farmacista che mi diceva: guarda, io non vendo più le cremine, le creme, tutte quelle cose che erano accessorie perché la gente cerca di risparmiare, ma spendono tanti soldi in quelli che sono gli antidepressivi, perché quando non hai futuro, quando non vedi luce di fronte a te, cioè veramente crei un danno. Allora se a questo non si riesce neanche ad affiancare un po' di attività fisica che perlomeno, come si dice, mens sana in corpore sano, permetterebbe, e questo è proprio voler quasi ammazzare un popolo. Allora qua viene anche il dubbio su chi sta gestendo questa cosa, se si rende conto che ci sia un disegno, ma se si rendono conto dei danni che stanno causando non solo all'imprenditoria, ma anche a tutto il nostro stato sociale vero e proprio, partendo dai nostri bambini a scuola fino ad arrivare a quello che è l'attività della palestra piuttosto che l'attività del tempo libero. Sì, hai ragione. C'è poco da dire. È che non si riesce a capire con chi si deve parlare o con chi si deve dire. Siamo ascoltati, niente. Non è che ho sentito dire un po' la piazza, andare lì con i cartellini, non va, non serve, non ti ascolta nessuno. Non so, io non saprei cosa dire. È che adesso, perché i primi mesi va bene, ce la facciamo. Adesso secondo me è diventato proprio un problema economico. Non è che sì, chiudiamo la terra. Adesso è diventato un problema economico perché io ci vivo con questo. Purtroppo per il mio incidente ho dovuto fare questo per dirti. Però ho impiegato la mia attività per sopravvivere, non per certo per diventare ricco, per portare a casa la giornata, la sera, insomma. Ma chiuderci proprio così, 3.000 euro. Se facciamo conto, in 35 anni che ho la palestra, perché ho dovuto inserirmi qui, poi lasciamo stare perché io ho fatto 20 anni sotto l'SPA, ho fatto 20 anni di musica, quindi ho sempre pagato le mie tasse, però voglio solo fare un ragionamento sui 35 anni. 35 anni io di tasse avrò pagato 500 milioni di euro. Vuoi dirmi che tu, io ti do 500 milioni di euro e tu mi dai 3.000 euro per sopravvivere in 9 mesi? Io ho sempre pagato le mie cose. Quando ho bisogno, tu, Stato, devi aiutare un attimo, un attimo. Ma vuoi darmi 3.000 euro in 9 mesi? Che non pago neanche le immondizie qui fuori? E poi vengono anche a chiederle. Questo dico io. Lo Stato serve che quando hai bisogno, io poi anche. Non voglio mai parlare male di medici, però ragazzi, la realtà, quando avevi bisogno di un medico, un specialista, siamo tutti d'accordo che dobbiamo tirare fuori 200 euro e andiamo a uno specialista, perché qua non ci curava nessuno. Vuoi farti una risonanza? Ci vuole 150 euro a farsi una risonanza. Sono anche bravi. Aumentiamo che stipendio, però dobbiamo vedere che anche noi che paghiamo qua non abbiamo niente. Niente di niente. Perché la realtà poi sì, io sento quello che. Ma parla cosa? Parla il 40% che prendono la busta paga, che hanno i suoi soldi sicuri, tranquilli. Cerchiamo di vedere anche quello che veramente non arriva a fine mese adesso. Perché adesso siamo arrivati a questo livello.
e chiudere dopo 35 anni, stare qui a vedere queste macchine qua, che bene o male, se non le metti in moto, si rovinano e le paghi per niente, le paghi per niente. Cazzo, non dico di darmi un aiuto, quella, però manco quello che ho pagato, aiutami un po', perché non è che non abbia pagato, ho pagato, non so adesso ogni anno cosa paghiamo di tasse, per avere cosa, paghiamo sempre il 70% di quello che prendiamo. Io lo faccio perché mi piace stare qua, però se lo dovessi fare per un guadagno, no. Però manco, non so, fammi prendere la giornata e via, se no non sta a farmi pagare niente. Guarda, anche il discorso, guarda, io avevo un stabilimento abbiamo perso anche quello quest'anno, perché sai benissimo, Desotti, che la concorrenza è sempre eccessiva, anche sulla spiaggia, per dirti. Abbiamo perso anche lì. L'anno scorso, per dire, avevamo chiesto i 25.000 euro che lo Stato ti dava per pagare gli operai il primo mese, perché eravamo talmente, non volevamo neanche partire con l'estate perché avevamo problemi, apriamo, c'è l'ombrellone, ce li fanno aprire, e ci hanno chiesto di andare per meno soldi. Avevamo gli operai per tenerli, abbiamo chiesto 25.000 euro. Quest'anno ho perso il contratto in spiaggia, la banca mi ha chiesto i 25.000 euro indietro. Io dico, ma io non ti ho detto che non ti do indietro i 25.000 euro, perché se me li hai dati, me li hai imprestati, io in qualche maniera te li do. Ma tu, perché io ho perso un contratto di lavoro, non sarà mica colpa mia. Cosa devo fare? Dartili subito? Aspetta che piano piano, come mi hai fatto da pagare in 4-5 anni, li pago. No, la banca mi ha chiesto i 25.000 euro indietro. Ti sembra normale? E questa è la vicinanza che dimostra lo Stato a chi poi paga le tasse. Hai capito? Se posso aggiungere una cosa. Dimmi. Che mi preoccupa, adesso non so se riguarda anche il tuo settore, ma penso di sì. Tu sei una palestra indipendente, quindi non fai parte di nessun circuito, non hai, certo, alle spalle, diciamo, non multinazionali, no, ma comunque delle strutture grosse. Uh-huh. Ecco, la mia paura è che lo facciano apposta o che non lo facciano apposta, questo non lo so, non mi interessa dirlo adesso, però nelle palestre, nel turismo, nella ristorazione, in tutti i settori, il vero timore è che costringeranno i piccoli, gli indipendenti, chi è autonomo, a chiudere. Sì, oppure sì, a passare sotto le multinazionali, le catene, tutto questo. Certo. Questa è la cosa più preoccupante, perché uniformi, non c'è più diversità, non c'è più quello spirito anche qua in Veneto, ogni casa è una partita IVA, ok? Questo è un modello vincente, certo. Se non lo proteggiamo rischiamo veramente che in una realtà come Jesolo, ad esempio, che vive della stagione, quindi noi in qualche maniera arriveremo a primavera. Dopo faremo la stagione, qualche soldino entra, ma dopo, finita la stagione, finiranno le agevolazioni, finiranno le mance, finiranno tutti i bonus, e bisogna ricominciare a pagare le tasse, bisogna ricominciare a pagare i debiti, che lo Stato non ci ha regalato niente, perché i debiti che abbiamo fatto l'altro anno con le banche, sì, come tu dici, andranno ripagati. Certo. Il mio timore è che da autunno in poi, in realtà come Jesolo, ci sarà una macelleria sociale. Adesso abbiamo visto purtroppo ancora poco. Purtroppo. Io credo, ti do ragione, credo che sia così. Credo che sia così. Sì. E sai, quello che mi preoccupa ancora di più, che guardando un po' così, perché tutti noi diciamo, ma ci apriranno a maggio come l'anno scorso. Però stiamo vivendo un po' questa cosa, ma a me fa paura che non ci aprono neanche a maggio. Perché come hanno fatto in montagna, che sembrava che un po' a febbraio aprivano, un po', hanno tenuto chiuso. Io non vorrei mai che ci stiamo preparando per fare l'estate e questi qua non ci aprono neanche a maggio. E che finché non ci hanno vaccinati tutti, perché veramente è una catastrofe, ma veramente io non so neanche cosa dire, sinceramente, perché vorrei portare avanti un po' un discorso che ho sentito un po' il leghista ieri, che non mi ricordo, che lui ovviamente ha detto che non si può tenere chiuso tutto il mese di aprile le attività. Io spero che ci sia qualcuno che si metta da fare, che faccia qualcosa. Però non è per far polemica, però è il governo. Ma io ti sto dando io sai che io son puro, io sono, ho sempre dato ultimamente alla Lega e a me va bene così, ok? Però io, se non fa niente questa volta, io il voto alla Lega non gliela do più. Perché non ci puoi prendere in giro in questa maniera qua così? Perché noi veniamo, facciamo, anche il nostro amico Zaia, non puoi, io sono stato molto male ieri, per dirti, quando ho visto che noi da martedì possiamo essere arancioni. Potremmo essere arancioni, però lui ha già detto con un sorrisino strano che non lo puoi fare alla gente che sta soffrendo da 5 mesi, ma ormai, siccome abbiamo Pasqua e Pasquetta in rosso, facciamo tutta la settimana in rosso. Ci può stare,
anche il discorso, perché ci può stare per l'epidemia, però non puoi buttare queste cose così con la gente che sono 5 mesi che chiude, che sono chiusi, come fosse niente. Ci vuole un po' di quello che si dice, secondo me, anche per quelli che stanno soffrendo in questa maniera, perché se pensa a Pasqua, a Pasquetta, vi ricordate ragazzi, aspettavamo aprile per lavorare Pasqua, a Pasquetta, tra poco, non so, Pentecoste, non ci si può preparare in questa maniera qua, almeno noi che siamo il turismo, non possiamo fare un terrorismo del genere, ma un po' di quello che si dice, qualcuno dovrebbe dirlo, se no non si parte mica con l'estate. Allora poi lavora sempre le solite, come hai detto te, le solite compagnie grandi, e noi, ciao. Esatto, Lucas, visto che stiamo per chiudere l'ora, facciamo un'ultima domanda a Roby e poi lo ringraziamo. Ok. Lucas? Ma allora, premesso, ed è una particolarità, la maggior parte delle aziende che oggi chiedono aiuto, un aiuto vero, è perché sono aziende, diciamo, quasi a conduzione familiare. E quindi dietro un'azienda non c'è una società di capitale, non c'è l'alta finanza, non ci sono tutti quei modelli per i quali magari si è pronti ad una certa situazione, ma c'è dietro una famiglia che ci lavora e che ci vive e che spesso e volentieri con questo sistema viene praticamente lasciata sul lastrico da una parte e soprattutto anche nell'attesa di non si sa cosa dall'altra. Ecco, quello che vorrei chiederti è, da parte, c'è un'associazione di categoria vostra che magari ha fatto delle richieste specifiche in un determinato momento per dire cerchiamo di riaprire, come dicevi tu prima, io mi fanno lavorare con 10 persone, lavoro con 10 persone, ma almeno lavoro, ecco. Anche perché, ripeto, piuttosto non voglio i 3.000 euro di ristoro, però magari ne guadagno 4.000 col sudore, ma almeno mi tengo paradossalmente anche occupato, ecco, che è forse la cosa anche che aiuta un po' più la mente a cercare di uscire da questo tunnel. Ecco. 4.000 per la festa. Ecco, sì. La richiesta da parte vostra qual è? Ultima. Noi vogliamo solamente in regola, con tutti i parametri che abbiamo già fatto, perché non è che non ci hanno costretti a metterci in regola in qualche maniera, perché noi i soldini li abbiamo già spesi. L'ultima settimana prima di chiuderci, se ti ricordi, avevano detto mettetevi in regola perché sennò vi chiudiamo, se ti ricordi. Noi abbiamo speso soldi, abbiamo speso i 700 euro, non dico tanto perché io la mia palestrina non è una mega palestra per dirti che per fortuna non ce l'ho, per dirti, però abbiamo speso i soldini, metti qua e metti là, abbiamo fatto di tutto. Però poi senza dirci niente, chiuso e basta. Allora ci hai fatto spendere anche una settimana prima dei soldini, già sapendo che ci chiudevi. Al limite non farci spendere i soldi e chiudici. Io chiedo soltanto, siccome vedo che l'essenziale, perché penso che anche la palestra, non la palestra in se stesso, ma fare motivazione di ginnastica sia l'essenziale, dico 5 persone, 7 persone, fai il calcolo che vuoi, allora. Io ho già fatto il sito per entrare come il parrucchiere, vieni, ti prenoti l'ora che devi venire, vieni qua a 5-6 persone, sono separate, sono 300 metri, ci stanno 10 persone, vuoi dirmi che vai a prenderti, non so, un paio di mutande, sono 40 metri e ci stanno 10 persone, vuoi dirmi che me qua su 300 metri non può starci 7-8 persone, su una macchina separato, con la mascherina, come vuoi e non mi puoi far lavorare. Dico solo questo, cerchiamo di trovare un compromesso che ovviamente sempre riguardando la malattia, che io non sto dicendo che non ci sia, però stiamo andando… Nessuno l'ha mai negata. Nessuno nega questa cosa, però stiamo andando che adesso siamo presi per il collo, perché i soldi non li abbiamo visti, perché se io devo recuperare, io ho gente che devo recuperare ancora dell'anno scorso, gli devo far la palestra gratis ancora dell'anno scorso, io se apro, ancora per un mese e due soldini non ne prendo, perché devo recuperare quei ragazzi che giustamente hanno pagato i 3 mesi che si sono trovati, che ho chiuso, ovviamente quando tornano devono recuperare il suo, io farò qua un altro 2 mesi senza prendere neanche un soldino, perché sono una persona onesta per dirti, però voglio dirvi, adesso come adesso, prendere la giornata i 70 euro, 80 euro per vivere, è quello che ci interessa.
perché non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando, e secondo me si può fare anche noi, si può lavorare come un, perché puoi dirmi che un estetista, un parrucchiere, gli puoi mettere le mani sulla testa a 100 persone su una giornata e noi separati, su allora si possono allenare 7-8 persone separati. O quello che fa il massaggio, o quella che fa le unghie, non per parlare male delle altre categorie, sai, perché è giusto che anche loro, però noi, spiegami perché, separati a 2 metri dalla distanza a una macchina, uno non si può allenare 5-6 persone. Vuol dire che ce l'hai veramente su con le palestre, è qualcosa che non riesco a capire. Oggi ho scritto il politico, so che tu, Desotto, essendo un politico, ti piace anche fare ginnastica e fai a correre così, non li prendo dentro tutti, però se vediamo, tu dimmi perché al Parlamento non c'è un politico che va in animazione. Uno. Perché, e qua facciamo una Sì, battutaccia, perché certo. gli è massa impegnai a magnara, e tutti a Bravissimo, magnara sì, hanno corre. perché Ah, sarà scherzi a parte. 300.000 persone, l'anno che ne uno che va in ospedale, ma è possibile? Non lo so, Non gliela sennò, auguriamo, però. no, noi auguriamo perché se no ci mettiamo a fare i politici tutti se il virus scampa. Dai, scherzo. Ascolta, Roby, no, no. Sei regalato col sorriso. Allora, siccome noi ci tratteniamo un'ora e quindi abbiamo Sì, anche certo. finito, allora noi ti salutiamo e ti Ma certo, ringraziamo, però grazie a lo voi. facciamo con un auspicio, perché noi alla fine siamo ottimisti di natura, quindi Certo. speriamo che tutto vada bene. Siccome, come diceva Lucas, questa situazione sta danneggiando in primis la mente e la gente veramente la vedo demotivata, stanca, depressa, in difficoltà, l'unico modo per aiutare la mente è allenare il corpo, giustamente. Quindi speriamo, invitiamo tutti che non appena potremo riaprire, per uscire da Certo. questa situazione, cominciamo soprattutto a allenare il corpo, a andare nelle palestre, andare nei bar, nei ristoranti, nei negozi, in Certo, tutte quelle certo, attività certo. che stanno soffrendo. Ecco. Quindi questo è il miglior augurio che possiamo farti in questo Certo. momento. Ok, mille Ecco. grazie Christopher, ragazzi, grazie dell'invito. Grazie, volevo salutare Roberto con una cosa che ci aiuta anche lui, non è il suo mestiere come non lo è il nostro. Allora, beh, naturalmente io ho avuto piacere di ascoltare Roberto, certo non posso essere un esempio di palestra, ci sono andato un mese da lui e poi non sono più riuscito ad andare. Beh, non sono portato per questo, non sarei un buon cliente sotto questo punto di vista. Detto questo, però, ricordiamo che oggi, che è il 27 marzo, è la giornata mondiale del teatro, che è istituita dall'Istituto Internazionale del Teatro a sostegno delle arti di scena. Perché questo? Perché anche questa categoria è alla pari delle palestre. Loro sono stati Certo. chiusi, non hanno potuto lavorare e dietro quello, pensiamo ai teatri, ai concerti, a tutto quello che è il mondo dello spettacolo, diciamo quello della cultura più che altro, non quello della televisione in particolar modo, ma quello della cultura vera e propria, ne ha risentito e soprattutto per una realtà come la nostra, molto vicina a Venezia, sappiamo qual è il sacrificio di tutti questi, operatori, di tutti questi artisti che sono fermi e di tutto quello che ne è l'indotto dietro di loro. Ecco. Quindi un pensiero anche per questa giornata mondiale del teatro. Bene, Va grazie bene. Roby, ti salutiamo, grazie Grazie mille mille e dell'invito, buon ragazzi. proseguimento, in bocca al lupo, Grazie a te. grazie, ciao, ciao. grazie, grazie, ciao. Ok Lucas, allora è stato un piacere avere anche questa testimonianza, anzi sabato prossimo dico già che avremo un'altra personalità dal mondo dello sport, comunque del benessere fisico che ci porterà un'altra testimonianza importante. Come di consueto chiudiamo, così finiamo proprio un'oretta giusta giusta, con l'invito, alla fine ci facciamo un po' di pubblicità. Ecco, quindi io e Lucas rappresentiamo in Consiglio Comunale una lista civica che si chiama Jesolo Bene Comune, è la lista civica più votata a Jesolo nel 2012 e nel 2017, ci saremo anche nel 2022. La notizia è che adesso chi vuole anche fare politica, visto che prossimamente ci saranno le elezioni amministrative a Jesolo, vuole impegnarsi in prima persona per la propria città, ci può contattare, può conoscere la squadra, ci può diciamo chiedere informazioni. Qui sotto ci sono i numeri di telefono mio e di Lucas. Sfido di trovare altri politici che mettono così in pubblico il loro numero di telefono, quindi chiamateci, non di notte, cortesemente, in cui cerchiamo di dormire, ma scherzi a parte, siamo a disposizione. Ecco, tra l'altro noi abbiamo anche avviato H24 come i carabinieri. Abbiamo anche avviato, mi pare che si vede, ecco i potenti mezzi tecnologici alla nostra lista, il tesseramento, quindi chi vuole, chi ha piacere, ci può anche contattare per
conoscere e farsi la tessera della nostra lista civica. Ecco, grazie Lucas, lascio a te il saluto finale. No, un grazie a tutti voi che ci seguite. Noi cerchiamo con questo strumento di informarvi sull'attività che stiamo facendo a servizio naturalmente di tutta la comunità jesolana e non naturalmente, e cerchiamo di essere il più chiaro possibile. Grazie ai vostri interventi, magari possiamo anche dare qualche particolare in più che molte volte sfugge, e cerchiamo anche con queste testimonianze di dare voce a chi magari voce per tanti motivi non ne ha o non ne ha avuto. Ecco, questo è un piccolo spazio, un piccolo gesto da parte nostra che facciamo oggi, che abbiamo fatto in passato e che faremo in futuro, indipendentemente dai ruoli che ricopriremo o meno. Grazie a tutti e buon sabato sera. Grazie e buona serata.